Senatrice Pellegrino, questo è il primo di un ciclo di conferenze, il tema dell'intelligenza artificiale, attesa, temuta, c'è un problema etico reale, un problema di umanesimo, transumanesimo, insomma cosa intendete fare in un luogo dove si decide la politica del paese rispetto all'arrivo ormai inevitabile di questa novità, di questa innovazione così dirompente? Ma intanto discuterne e dibattere per capire effettivamente che cos'è l'intelligenza artificiale e quali opportunità può dare ai cittadini, agli studenti e alle imprese, e cercare di normare affinché questa diventi appunto uno strumento dell'uomo e invece non vada nella direzione di portarci verso derive ulteriori. E sono contenta che oggi il sottosegretario Butti abbia annunciato finalmente l'arrivo di una proposta di legge, quindi di una proposta normativa che verrà dibattuta all'interno del Parlamento e quindi non un semplice decreto da parte del governo, che affronterà questo tema, e grazie alla auspicabile, ma così sarà, approvazione di questo testo nelle prossime settimane, l'Italia sarà il primo paese in assoluto a dotarsi di norme restrittive che vadano in questa direzione, cioè garantire l'opportunità all'innovazione tecnologica ma anche la tutela della privacy e dei diritti civili delle persone. Il focus di questo incontro dove, in che direzione è orientato? Dare un primo approccio dove analizzeremo alcuni passi decisivi che si può fare all'interno di vari settori, come possono essere quello della giustizia o dell'informazione tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale, ma avremo anche degli interventi che ci diranno appunto quali sono le sfide e le preoccupazioni da dover tenere in conto.